prima infocato in aula a Nocera Inferiore, il Consiglio Comunale si è riunito in pieno agosto per determinare le tariffe della Tari, il tributo sui servizi rifiuti. Ma le polemiche e i distinguo non sono mancati. A contestare le scelte dell'amministrazione Torquato, in primis gli esponenti della minoranza, Antonio Franza di Fratelli d'Italia, Principe d'Arechi, non ha risparmiato critiche all'amministrazione comunale, puntando l'attenzione anche sulle fibrillazioni che stanno scuotendo la maggioranza. La dimissionaria presidente della Commissione Ambiente, Anna Pentone, infatti ha deciso di astenersi, così come Giuseppe Grassi. Rispetto al passato, prendo atto questa mattina che nulla è cambiato. Ancora una volta in Consiglio Comunale vengono portate delle proposte senza essere approvate nelle commissioni. E questa è una differenza sostanziale rispetto al lavoro anche dell'ex presidente della Commissione Ambiente, che durante i suoi lavori e le sue proposte ha sempre trovato l'unanimità del voto e dell'approvazione di questi atti. Ebbene, quest'oggi credo sia evidente più che mai la forte spaccatura all'interno della maggioranza. È un vero e proprio fallimento quello dell'amministrazione Torquato in merito alla questione rifiuti. Si è passati dal dimissionamento dell'assessore Lanzetta alla sostituzione del dirigente, agli attacchi duri e forti da parte di una componente che aveva sostituito il sindaco Torquato e per ultimo le dimissioni appunto della presidente della commissione. La minoranza parla di scelte fallimentari e di spaccature in maggioranza sulla questione generale dei rifiuti, riportando alla luce, insomma, delle vecchie vicende, dall'allontanamento dell'assessore Lanzetta e qualche problema in maggioranza. Lei cosa dice su questo? Guardi, ho letto una bella pagina pochi giorni fa. Le minoranze o le opposizioni che si rispettano sono quelle in grado di far valere le proprie ragioni convincendo chi governa, non quella che fa polemiche di bassissimo profilo. Poi chiedo scusa, quale minoranza? Parlavo di Francia, non è minoranza, è maggioranza. Ah, no, non volevo sapere quale minoranza, perché insomma, Ce ne sono quello che ha più fatto il due. dirigente al comune di Nocera durante 9 anni della fase amministrativa precedente, insomma, se parliamo di quello va bene. Il sindaco Torquato, dal canto suo, ha invitato il consigliere Franza ad evitare strumentalizzazioni. I due hanno dato vita ad un simpatico siparietto nei corridoi del comune, dove si sono incrociati per rilasciare interviste. Ma vado a fare una camminata che asciugna, mamma. Il Parlantino, il luogo ideale dove poter gustare tante specialità. Pizzeria Il Parlantino, in via della Resistenza 103, Scafati. Ristorante e pizzeria La Villa dei Principi, al corso Vittorio Emanuele ad Angri. Risto Pizzeria Manu, il piacere della pizza, esattamente come ami tu.